Ogni sondaggio va rispettato, quindi anche se mi ha pianto il cuore, ho tolto il trucco della diretta di oggi con Simone, visto che non c'è due senza tre, abbiamo provato le ultime cose che mancavano, delle novità Inglot, e ho replicato un senza tagli. Calcolate che mi sono dovuta togliere alla fine il maglione, sono rimasta con la maglietta perché avevo l'ansia di non riuscirci e invece ci sono riuscita. Fatemi sapere quale di questi tre look senza tagli vi è piaciuto di più e vi ricordo che tutto quello che io vi consiglio è sempre da prendere e portare nella vostra beauty routine in modo assolutamente didattico. Se vi dovesse però piacere qualcosa, all'interno del video ho scritto tutto quello che ho utilizzato, visto che gli sconti del 30% ci sono ancora fino a domani a mezzanotte, con il codice MARI30 tutto maiuscolo sul sito della Inglot. Vi auguro una buona giornata, fatemi sapere quindi se vi è piaciuto oppure no. Ciao amiche mie! E visto che non c'è due senza tre, proviamo questo terzo senza tagli. Quindi sfido la sorte, sfido la nanna dei bambini, sfido eventuali corrieri che suoneranno e cerco di andare molto rapida, partendo dall'idratazione perché mi sono appena struccata, nel replicarvi lo smoky marrone della diretta di stamattina. E vi ricordo ad esempio, questo lo dico sempre, ora che mi sono struccata, vado a riidratare la pelle, perché se andate a pulire e a detergere la vostra pelle, quindi portando via quello che è il film idrolipidico superficiale, dovete ripristinare l'idratazione, quindi dovete riidratare. Riidratare il tutto, quindi riidratare sia la pelle che il contorno occhi. Allora, il make-up di oggi era partito come uno smoky naturale, che vi ho fatto vedere durante la diretta, realizzato solo con gli Aquastic, perché hanno una tenuta estremamente... Simone l'ha definiti smooth proof, cioè sono quei prodotti che anche strofinati non vanno via una volta asciutti, quindi sono quei prodotti che potreste utilizzare velocissimamente la mattina e avere perfetti per tutta quanta la giornata. Poi però l'ho intensificato con gli ombretti. Vado a realizzarmi prima la base, metto il primer e vi dico anche questa cosa, ve l'ho ripetuto anche durante la diretta. Io vi faccio vedere tutti i passaggi che dovrebbero essere corretti per avere l'effetto che vedete su di me di trucco. È ovvio che non siete tenute a farlo, ma se poi spesso mi dite non ho ottenuto questo effetto, però ad esempio non ho passato il primer, non ho ottenuto questo effetto, non ho incipriato. Se voi cercate di rispettare tutti i passaggi, compresa la skin care, perché se la pelle non è idratata a sufficienza ed elastica, il make-up non tiene, l'effetto sarà ovviamente migliore. Questo, ripeto, non è un diktat, ma è un consiglio per ottenere un trucco bello a livello estetico e soprattutto duraturo durante la giornata. Schiarisco la voce, ma nel senza tagli questo concedetemelo. Vado prima quindi a realizzare la base sugli occhi con gli Aquastic e di due colorazioni, sono quelle del duo, del colore ombra e del colore chiaro. Il colore chiaro è stato formulato per essere praticamente identico al favoloso e intramontabile 68, soltanto che il 68 è di una... è un po' più tecnico come prodotto, quindi rimane un po' più difficoltoso da stendere. Questi invece, come vedete, in un secondo sono molto morbidi, hanno un finish che non è, sono opachi, ma nella stesura hanno all'interno un minimo di, non è una satinatura, è una sorta di finish che sembra leggermente satinato, ma non vedete il brillantino, e questo aiuta la facilità appunto del prodotto che si amalgama bene alla pelle. Potreste farlo, io sto facendo con i pennelli, ma voi potreste farlo anche col polpastrello, me l'avete fatto vedere, ve l'ho fatto vedere molte volte, e in questo modo, ora non guardate qui, ma passate una matita e passate il mascara, questo è un prodotto che non vi si leva durante tutta la giornata, come può essere la base per un trucco a lunghissima tenuta e super pigmentato. Il primer si è asciugato, la voce inizia a mancare nel senza tagli, perché tenere un 20 minuti di chiacchiera continuativa, vi assicuro, non è sempre così semplice dopo aver chiacchierato stamattina in diretta e tutto il resto della giornata con i bambini. Altra domanda che mi fate spesso, sto passando il YSM in colorazione 49 e vi ricordo, questo è il mio colore, è un colore abbastanza comune, tra virgolette la mia pelle è abbastanza comune, però se avete dubbi sulla colorazione del vostro prodotto, del prodotto giusto per voi,
Potete scrivere anche oggi che è domenica in live chat a Inglot, sia sul sito che sui social. Sui social potete inviare, su Facebook soprattutto, la vostra foto e vi verrà consigliato il colore perfetto per voi e anche la texture giusta in base al vostro tipo di pelle. Vi dico anche quest'altra cosa che oggi abbiamo trattato durante la diretta. Allora, me lo vado a sfumare. Ta 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 ta. Ricordatevi che in questo modo il fondotinta avrà una copertura maggiore. Se invece lo tirate, avrà una copertura inferiore. Quindi potete modulare la copertura nelle zone che volete rendere più compatte e nelle zone che volete invece andare a distribuire in sfumatura. Mi vado a passare il correttore 114, che per me è il mai più senza. Riprendo fiato. Oggi durante la diretta l'ho utilizzato in combo ad un correttore per dare luce. Vi spiego anche qui la differenza. Se voi utilizzate un correttore pescato, sulla pelle risulterà nude, il che significa che non si vedrà la colorazione chiara sotto l'occhio. Ad alcuni piace, ad altri no. A me piace il chiarore sotto l'occhio e vi faccio vedere intanto la differenza. Così risulta color pelle. È un colore universale perché è il color pesca, quindi non ha una gradazione. Mi avete scritto, ma se sono olivastra va bene? Sì, perché se ha necessità di essere scaldato o schiarito, lo potete fare con quello che è il vostro correttore che finora avete utilizzato, che casomai è senza componente arancio pescata, perché vi ricordo che l'arancio è un correttore cromatico, ma nulla toglie, io uscirei così se avessi tenuto un trucco molto leggero, sarei uscita in questo modo per dare l'effetto di pelle sana. Volendo fare invece un trucco un po' più strutturato, se avete guardato la diretta lo avete visto, mi vado ad aggiungere un filino, ma proprio un puntino qui e qui, di 105. Quindi questo era il covered che avevate visto fino a un po' di tempo fa, che è chiaro. Essendo più freddino, mi va ad illuminare in questi due punti, dando più chiarore sotto l'occhio. Eccolo qua. Vi dà un effetto più costruito del make-up perché è più chiaroscuro. Se, ripeto, fossi voluta rimanere con un trucco naturale, sarei rimasta con semplicemente il correttore pesca. Di qualsiasi brand lo vogliate, il concetto del pesca è universale. Vado a incipriare, se ritrovo la cipria. Aspettate, ecco, saranno più i pezzi in cui cerco prodotti che quelli in cui mi trucco. Uso la cipria trasparente e vi dico anche quest'altra cosa. Oggi durante la diretta abbiamo parlato di PAO. Che cos'è il PAO? È la scadenza dei prodotti. Ad esempio, questo è sul pack, ok? Ma sulle scatole voi troverete questo vasetto aperto che vi indica quanto tempo il prodotto ha una salute. Cioè, dopo quanto tempo potrebbe deteriorarsi. Ricordatevi sempre in qualche modo di definire, cioè se avete il vasetto di crema che non ha il PAO, metteteci un'etichetta, scrivete con il pennarello sotto quando l'avete aperto, perché è una cosa molto importante da ricordare. Eccolo, è un blush. Però vi faccio vedere una cosa per farvi capire quanto tengono le palette. Oppelala, avete visto anche il retro della cucina che è un casino, non si è rotto, cioè si è aperto. In base a questo, ce l'ho in mano, vi dico anche questa cosa durante la diretta. Abbiamo parlato di praticità nel poter scegliere e comporre la vostra palette, a prescindere dal brand. Quindi, io ora vi parlo di Inglot, ma tanti brand fanno le palette componibili. Quando voi andate a scegliere pack più grandi, tipo ad esempio questo qui della Bamboo, voi potete scegliere cosa mettere all'interno, sia a seconda della stagionalità che a seconda di quello che vi occorre. Stagionalità intendo colori invernali, colori estivi, oppure partite, volete mettere tutto quanto insieme. Io ad esempio qui ho le due terre, di qua, se la apro forse si vede, ho blush illuminante e quattro ombretti. Quindi palette che non hanno uno schema predefinito all'interno, ma soltanto un perimetro, vi danno la possibilità di mettere all'interno quello che volete. Oltre al fatto che se avete prodotti di altri brand, multi brand, in palette tipo questo lo potete fare. Stavo andando, quindi sì, avevo preso questo in mano per colorarmi con la terra. Durante la diretta ho utilizzato la 701, che è una terra leggermente satinata, però come vedete risulta dorata. Quindi non è una terra che va bene anche in questa fase dell'anno in cui non siete ancora colorite, perché è molto sfumabile, non chiazza e vi dà quel colorito salubre. Se la volete passare un po' su tutto il viso,
potete farlo, ricordatevi di non andare mai nella zona perioculare e neanche qui vicino alla bocca, perché deve rimanere un contouring delicato del vostro viso. Avevo passato anche l'illuminante. Quando scegliete un illuminante, cercate di scegliere un colore, soprattutto se non avete 20 anni, tipo questo che 153 l'avete visto 800 miliardi di volte, e per farvi capire quanto lo amo, questo è lo stesso di questo, cioè io me lo sono messo qui per portarmelo dietro, ma ce l'ho anche singolo per le occorrenze. Il color illuminante più universale è una colorazione che rimane traslucida, pelle, vedete? È un nude molto sottile. Quando lo passate all'inizio rimane un effetto, come vedete, specchiato. Se vi piace lo potete lasciare, altrimenti con il pennello grande che avete utilizzato per il viso andate a sfumarlo e, dire blend, a farlo amalgamare con tutto quanto il resto, l'effetto sarà un pochino più tranquillo. Arriviamo quindi a truccare l'occhio con la palette e la matita, che devo dirvi mi hanno sorpreso, perché erano quelli che avevo detto vabbè, tranquilli, non niente di che. Invece vi mostro. Allora, sono sicura che adesso perderò soltanto tempo nel trovarli, perché... no, questa l'ho trovata, eccola. Vediamo se con ugual fortuna troverò immediatamente la matita. Strano, ma vero, sì. Allora, la matita è un marrone caldo, molto bello, molto particolare, e vi ricordo che dietro ha il suo temperino. Sopra l'acquastic potete anche andare tranquillamente con le matite, perché una volta che si sono asciugati sono uno strato sul quale poter andare a costruire quello che volete. Quindi prendo questo che non ci vedo bene da vicino, mi passo la matita e vado a realizzare il trucco della diretta, che è stato, vi assicuro, un colpo al cuore togliere, perché mi era piaciuto veramente tanto. Ma avendo fatto il sondaggio sui social e avendo visto il vostro riscontro, non ho potuto, cioè il sondaggio quando l'ho fatto va rispettato, mi avete chiesto di vederlo, quindi lo sto rifacendo. Con la stessa matita vado dentro l'occhio, è molto morbida anche questa, colora ed è quel marrone caldo che quando mettete si percepisce che è marrone. I marroni, quando sono molto intensi e anche quel filino freddi, possono essere scambiati per dei neri a distanza o sfumati in grigire. In questo caso invece rimane un marrone molto intenso. Lo vado a sfumare poco, si prende un pennellino, vado a sfumare poco poco la matita per togliere questo effetto di tratto estremamente definito. E ora vi faccio vedere una cosa che ha stupito anche me. Lui, non gli dà una lira. Invece ha una pigmentazione bella, piena, altissima. Mi pare che il colore sia, se non erro, il 304, ve lo scrivo poi all'interno del video, scusate, sotto al testo del video, ed è proprio pieno. L'ho passato a mod di smokey eyes, quindi più che altro di lo smokey, cioè qual è la differenza dello smokey e dello smokey e dello smokey. Il primo è una palpebra piena scura, quindi come ho fatto quello di ieri blu. L'altro invece ha il riverbero nel centro, quindi la parte centrale risulta più chiara. Questo tende a gonfiare la palpebra mobile ed è molto utile per chi vuole dare prominenza alla palpebra. Se avete già una palpebra che gonfia, evitate, quindi rimanete con il colore opaco, altrimenti è un buon suggerimento per sdrammatizzare il make-up. Guardate quanto è bello questo marrone. Prendo, vi faccio vedere come scrive con il pennellino. Prendo il pennellino e sempre qui con lo specchietto, perché qui il tempo e la vista scendono, vado a passarlo sotto l'occhio. Colora molto e la cosa bella è che si percepisce proprio il calore del marrone. Vi devo dire, è difficile che un marrone mi stupisca, perché i marroni fondamentalmente sono un po' sempre gli stessi. Questo lo trovo un bel tono di marrone. Ah, vi faccio vedere questa cosa molto casereccia che ho fatto durante la diretta. Cadono pennelli intanto. Perché avevate scritto come si fa a capire l'inclinazione. Allora, ci sono diversi modi, ma quello proprio semplice. Avevo aperto la confezione, ho preso una cosa del genere, quindi può essere un cartoncino, ciò che volete. Prendete un colore, in questo caso riprendo proprio questo qui scuro, ma lo potete fare anche con toni delicati. Un pennello possibilmente largo. Poggiate qui. Partite dall'attaccatura e andate a sfumare, andando a toccare ovviamente anche sopra il cartoncino o quello che avete in mano. Questo vi darà l'inclinazione, il resto lo togliete e avete una riga molto pulita.
Andiamo pure di qua, che se no non credo sia molto utile farmi due occhi diversi, anche perché stavolta non mi distrucco e poi vorrei riuscire con i bambini, vista la bellezza del poter andarsi a fare una passeggiata adesso. E l'ho fatto in questo modo. Adesso prendo il colore transitorio e il colore chiaro. Il colore chiaro non guardatelo così e non fate riferimento ai colori che vedete sul sito di Inglot, perché sono fatti malissimo. Il blu di ieri non era assolutamente uguale. Questo colore non sarà uguale. Fate riferimento a quello che vedete nei video. Oppure Simone ha detto una cosa molto intelligente. Cercateli su internet, cercate il numero e nelle immagini vi compaiono gli swatches. Quindi potete vederli fotografati da altre persone, ma anche indossati, quindi potete vedere come cambia a seconda della pelle che c'è sotto, perché vi ricordo che il colore è sempre dato dalla somma del colore che è nel pack, ma anche il colore che abbiamo sulla pelle o del primer che abbiamo messo. Questo infatti è un colore che qui sembra aranciato, ma è lo stesso concetto del correttore, cioè vi dà questo effetto pelle naturalissima. Il transitorio lo prendo alla naturalezza, alla casereccia, e lo vado a picchiettare nella parte alta, ed è un opaco, quindi c'è un punto luce satinato e gli altri due sono opachi. Altra cosa, mi avete detto il blu era bello, il verde era bello, però gli altri non mi piacevano. La forza di poter comporre palette è che ognuno di questi è singolo. Vi faccio vedere, uno lo devo ancora comporre, sempre senza che faccio vedere cose. I prodotti vi arrivano singoli, questo è un ombretto singolo, quindi voi non siete obbligati nel comprare assolutamente nulla tutto quanto insieme, ma potete scegliere di prendere un unico ombretto, un illuminante, e comporlo con la soluzione di palette che è più simile alle vostre esigenze, quindi prenderne una di quelle senza divisori e mettere tutte insieme, o prenderle piccole. E ora mi passo l'eyeliner, bellissimo questo anche, me ne sono innamorata. Cioccolette, che già il nome è tutto un programma, e me lo vado a passare in maniera molto sottile, attaccato alle ciglia. Non vi dico l'ansia di quando faccio o le sopracciglia o l'eyeliner nei senza tagli, perché lo farei in tranquillità, ma un conto è sapere che non posso tornare indietro, un conto invece è sapere che poi posso tagliare. Vado più su rispetto al taglio che ho fatto prima e poi mi allungo. Ma ora lo andrò a sfumare con l'ombretto. Questo marrone è bellissimo. Vi ricordo sempre, perché spesso lo chiedete, la punta di questo prodotto è in setole, non è in feltro. Per quale motivo? Pro e contro. La setola dovete stare molto attenti a quando la richiudete, a non aprirla, perché altrimenti se aprite la setola non tornerà mai in forma. Se invece avete il feltro e lo passate sopra gli ombretti, il feltro va ad assorbire in parte, come se si saturasse della polvere degli ombretti, e dopo un po' non scriverà più. Quindi la potenza della setola è quella di essere più duratura nel tempo. Lo richiudete sempre con estrema attenzione, e poi quello che andiamo a fare quando non abbiamo più 20 anni, e soprattutto per dare un effetto più languido di make-up, è... Aspettate un secondino che si asciughi. Prendere il pennello giusto, che forse dovrei, no? Prendere un pennellino piccolo giusto. Aspettate che arrivo. Eccolo, quindi possibilmente un pennello a goccia. E con il colore più scuro andare a ammorbidire il taglio di eyeliner. Allora, se lo vedete un po' non super preciso, ricordatevi che parlare, fare un senza tagli, sperando che i bambini non arrivino, non è proprio super semplice, ma credo che l'effetto per farlo alla casereccia, come facciamo noi, insomma, sia molto bello. Qual è la differenza tra sfumato e non sfumato? Ora lo andiamo a sfumare anche un po' di più e mi aiuto con lo specchietto. Temo di dover andare a breve a fare una visita dall'oculista, perché la mia vista sta peggiorando giorno dopo giorno. Salgo un pochino in questa parte, con questi colori scuri ricordatevi di andare a sgonfiare questo scalino, vogliamo chiamarlo, che è quello che si crea quando mettete l'eyeliner e la parte superiore, perché è quello che poi vi farà salire l'occhio. E vi è utile ripassare, ora ho ripreso il transitorio, ripassare il transitorio nella parte superiore per dare una sfumatura maggiore e far vedere di meno le magagne. Con lo stesso colore scuro e un pennello possibilmente tagliato, che Marianna ovviamente non trova, eccolo, intensifico qui sotto e lo unisco alla riga di eyeliner che ho creato.
per dare un effetto più intenso allo sguardo. Ovviamente questo potreste farlo come non farlo, però se vi piace un effetto importante ci sta bene. E l'altra cosa che ho fatto poi durante la diretta è schiarire l'interno dell'occhio. Questo per farvi capire, recuperiamo un altro pennello tagliato, che il trucco si evolve strada facendo. L'ho fatto con l'illuminante, ma lo potete fare anche con l'ombretto. Con l'ombretto chiaro sono andata a dare più luce nell'interno, cioè nella rima interna dell'occhio. Dovrei farlo da qui, se no non lo vedete. Quando fate questo, picchiettate molto delicatamente il colore, perché il colore non dà fastidio nella rima interna. È lo sfregare, se andate troppo energicamente, che può darvi fastidio. Però guardate con pochi tocchi come il chiaro all'interno invece dia proprio uno scintillio diverso agli occhi. Vado di eyeliner e in tutto questo io ancora non ho fatto le sopracciglia, quindi adesso va a finire che metto il rossetto e non ho ancora disegnato le sopracciglia. Perché sapete, sono la cosa più difficoltosa durante la diretta da fare, perché mi concentro e non riesco a parlarvi. L'altra cosa di cui però abbiamo parlato oggi è stata la conservazione dei prodotti. Mi sono macchiata? Allora, i prodotti vanno tenuti anche a casa in un determinato modo, cioè non vanno esposti a fonti di calore. Se in bagno li mettete sopra la mensola che è posizionata sopra al termosifone, non va bene, perché subiranno uno shock termico. Se li tenete davanti a una finestra, cioè io quando finisco di registrare qui li levo da davanti alla finestra, perché altrimenti potrebbero logorarsi con l'esposizione solare. Però questo trucco è bello, eh. L'altra cosa che vado a fare, mi metto poco di questo solo qui per, vedete, dare questo effetto, e ora lo sfumo, vado di tinta e poi sopracciglia. Quindi cercate di trovare una collocazione che non dia shock termico ai prodotti, come quando li portate in giro. Non prendete mai, cioè non lasciateli mai in macchina oppure messi in posti che potrebbero subire troppo calore. Sulle labbra ho utilizzato la tinta numero 24, se la ritrovo, Marianna. Eccolo, guardate come adesso mi perdo sulla tinta labbra. Scusate se non guardo. Ma dove è? No, non l'ho trovata. No, scusate, cioè questo taglio, questo senza tagli non può finire adesso senza la tinta. Eccola, l'ho trovata. Io vi farei vedere come sto qua sotto. Prendo la tinta 24, che è un rosato. Ricordatevi di pulire bene le labbra prima della tinta. Potete utilizzarla con matita o senza, io andando veloce. La lascio asciugare, arriviamo alle sopracciglia. Prendo il pottino e nel frattempo vi parlo anche di un'altra cosa. No, eccolo il pottino. Aspettate. Eccolo qua. Allora, l'altra cosa. Ruota dei colori. Vi è piaciuto molto come concetto. Si chiama cerchio di Itten, cercatelo su internet e stampatelo e mettetevelo anche nel bagno o in qualsiasi parte a portata di mano quando avete dei dubbi. Ricordatevi che i colori complementari, cioè vale a dire il colore che è dalla parte opposta a quello che voi cercate, sarà il colore che vi darà maggiore risalto se messi vicini. Quindi, che ne so, verde e rosso messi vicini si enfatizzano. Se invece li mettete uno sopra l'altro si neutralizzano. Quindi quando mi chiedete qual è il colore giusto per i miei occhi, prendete il cerchio di Itten e da lì capite che cosa vi va ad enfatizzare il colore del vostro iride. Vedete, stavo guardando lì, mi sono sporcata. Vi faccio vedere anche come si recupera. E vi sarà utile per capire appunto come enfatizzare varie colorazioni o soprattutto come andarle ad abbinare. Vi faccio vedere anche la coprenza, eh. Lì vedete mi sono sporcata. Prendo questo chiaro, vado qui, lo metto in maniera molto consistente e poi lo picchietto e non c'è più. Ovviamente quando fate questa cosa cercate di metterlo in parte anche dal lato opposto. Una puntina anche qui e direi che ci siamo. L'altra cosa che vi ho fatto vedere durante la diretta che potete fare, perché a me nello smoky piace
l'effetto molto pulito sotto l'occhio, mi sono ripassata lo spray e vado con il correttore, in questo caso soltanto quello chiaro, che è il 105, qui con due puntini, e lo passo in maniera molto più presente. Questo perché in questo modo vado a dare luce solo a quest'area. Se avete le borse non lo fate, fatelo negli altri due lati, perché le borse tirano fuori e l'occhio rimane assolutamente molto più pulito. Ora vado ad incipriare, riprendo la cipria e prendo un pennellino un pochino più concentrato, eccolo qua. Ok, 24 minuti perché ho chiacchierato, il senza tagli era un trucco un po' più complesso, ricordatevi, vi sareste potute fermare all'inizio anche soltanto con gli acquastic, però questo è bello. Quindi sono contenta di essermelo rifatto, ora non me lo levo fino a stasera, fino alla mia skincare serale. E vi ricordo che gli sconti del 30% di Inglot termineranno domani con il codice MARI30 e che anche oggi, che è domenica, la consulenza gratuita è attiva, quindi potete scrivere e domandare ciò che volete. Vi auguro una buona giornata e una buona domenica, ciao amiche mie!